Bene amici, bentornati su Dredge, qui è Flo. Allora, in questo episodio andiamo innanzitutto a capire come siamo messi sulla mappa. Perché? Perché io vorrei andare ad prendere, se ci riusciamo ovviamente, questo tesoro qui. Perché portandolo poi a Rocca Nera. Ah, qui c'è una NASA. Perché portando la Rocca Nera riusciremo poi a scoprire qual è il terzo potere. Che obiettivamente sono abbastanza curioso. Quindi, ciancio le bande, bando le ciance. Allora, innanzitutto abbiamo, se non vado errato, nel carico tantissima roba. Ma tantissima, tantissima. Il problema è che qui io non potevo fare nulla, perché c'era il laboratorio e c'era il generatore. Tra l'altro non ricordo dove. Forse al laboratorio. Sì, avevamo cercato qualcosa, ma nulla di. Alla fine non. Non è che ci servisse granché. Allora, a questo punto io punterei ad andare tipo qui. Sì, è molto bello perché hanno messo questi goncini, è molto carino nell'ultimo aggiornamento. Allora, puntiamo di là e vediamo che succede. Tanto con la pesta strascico andiamo a recuperare così. Che cosa c'è lì sotto? Oh cazzo. Ecco qua. Orca. Io come cazzo faccio ad andare a prendere? Scusami. Come cazzo faccio a prendere questo coso qui con quel bella bestia lì sotto? Vabbè, allora innanzitutto andiamo a lasciare quello che abbiamo, va? Che qui mi pare la soluzione migliore. Allora, mi sembra la soluzione migliore. Andiamo a quel. Ah, ok. Acceleriamo un po'. No, perché a questo punto effettivamente la situazione è molto particolare. Però sono anche molto curioso di capire come fare. Perché, allora, innanzitutto tutta questa roba qui la possiamo mettere dentro al magazzino. Sì, sì, ciao, ciao, ciao. Il pezzo di carta piccolo, ciao. La rete, vabbè, la rete non mi interessa. C'ho dei libri da leggere per caso, no? Bene. Attenzione. Sorpresa, ricordiamo per il mio cliente. Ecco, prendilo. L'arte della parlantina. Lo scaffale te lo porge. Piegatura degli angoli delle pagine e qualche nota a margine scritta a mano. Allora. Oh, che 3,50. Cazzo, però. Ma io vi voglio molto bene. Però. Tra l'altro devo pure riparare. Che devo riparare? Che devo riparare? Io riparo, ma non ho capito cosa. Comunque. Allora. Qui la dottoressa ha queste cose meravigliose, ma diciamo che me le sbatto perché non le posso comprare. Quindi, retrofront. Allora, a questo punto, visto che non abbiamo nulla. Oh, raga, io ci provo a scoprire che cazzo c'è lì sotto. Bestiolino lì. Allora, draghiamo questo. Che cosa è successo? La mia nave in mille pezzi. E come cazzo faccio a prendere quel coso, scusa? Cioè, non è cattiveria, ma. Ma se c'è sta bestia.
Io come posso riuscire ad andare a prendere... Allora. Allora, calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Non è che dici che poi sei piccolino, lo passi, lo eviti. Che eviti? Che passi? Dove vai? Cioè, non c'ho alternative. E quel pezzo... Io adesso non vorrei essere troppo... Devo andare lì. Esattamente lì. No, un attimo. Non ci sono andato lì. Dov'è quello? Lì sono pesci. Qui? Tra l'altro il joystick sta tremando tantissimo, eh. E questo pure non è. Però va detta una cosa, di notte è molto più visibile anche il suo stato, eh. Non mi piace. Ma quanto ci ha messo a traccare? Allora. Cantiere. Ho abbastanza materiale per effettuare riparazioni. Almeno per ora in questo posto dovrei iniziare a trasportare qualche materiale in più. Allora, il mercato del pesce. 18. Non so se riesco a coprirci. Ah, ok, posso riparare singolo danno. C'ho 18. Ah, cazzo. A questo punto devo andare a pescare per forza. Che palle. Sì, però no, un attimo. Cioè, voglio molto bene, ma qui rischio di prendere una botta e morire. Quindi... In più ci stanno quelle strane cose rosse lì. Facciamoci una panica. Ah, tra l'altro devo mettere anche il libro. Tanto che ce l'ho. L'arte della parlantina. Allì. No, vabbè, è allucinante. Ma che cazzo è quello? Allora. Stanno dei pesciotti qui. Bello, nuovo, barracuda, ba, bambolina, ba, barracuda. Yeee! Però... Ho già fatto la stronzata, ok. Dove me lo metto adesso? Vorrei essere volgare. Comunque. Attracchiamo qui. Vendiamo pure sti pesci. Ripetiamo se riusciamo a sistemare la nave. Quantomeno quello. Mercato del pesce. Quanto mi valgono ste bestie? Ah. Vedi che nulla nulla non è.
Mi dice ripara tu. Ah, la rete a strascico è vero, va riparata. Cazzo, se lo ricordava. Bene, allora ci riproviamo subito. Oh cazzo. Oh, devo andare dritto. Proprio in direzione del fulmine. Ho sbagliato anche il pulsante per scappare via, quindi. Vabbè. Però io sono ignorante, ragazzi. Nel senso che devo assolutamente continuare. Dalle mie parti si dice. Allora. Cocciuto. Ecco. Ovviamente questa. Allora. Tutto pazzesco, la cerniera dei coralli. Ah, fuck. Ok, forse una riesco ancora a tirarla su, eh. Oh, eccola, eccola. Questa volevo io, la cerniera, in altra pure. Basta. È andata pure bene perché comunque sono finite tutti. Allora. Sì, lo so, è triste. Però che devo fare? Cioè, nel senso, io questo posso fare al momento. Non è che ho molte alternative. Devo recuperare qualche soldino. Perché. Leggendo, oh. Sossorti. Come direbbe Maccio. Allora, io devo un attimo. Quello non è. Quelli sono pesci. Questo non è. Questo non è. Ma che cazzo è allora? Allora, a questo punto io sicuramente dovrò fare altre cose, nel senso che. Ecco. Una mezza idea già mi è venuta in mente, visto che ho trovato il bacino di là. C'è un altro posto per ancorarci, che è questo qua. Ecco, un messaggio da Battle. Perfetto. Perché a questo punto c'è qualcosa che non so. Cioè, nel senso, non è. Non è possibile. Allora, innanzitutto il magazzino ci andiamo a buttare subito. Al magazzino. Al magazzino. E andiamo a parlare con la ricercatrice. Oh, ciao, aspettavo visite. Chi sei? Sono un pescatore. Tra l'altro è un po' strano avere un pescatore da queste parti. Beh, a ogni modo, piacere di conoscerti. Sono mesi che non parlo con qualcuno, in effetti se hai tempo potrebbe farmi comodo il tuo aiuto. Cosa ti serve? Devo raccogliere campioni da studiare. Inizialmente lavoravo all'avamposto di ricerca nella parte interna del bacino stellare, ma ho subito un attacco. Una creatura enorme è emersa dagli abissi e ha distrutto l'avamposto. Ora giace nel mezzo del bacino. L'autopista. Sono scappata qui cercando di arrangiarmi come posso, ma ho dovuto lasciare lì gran parte della mia attrezzatura. Quindi le mie ricerche per adesso si sono interrotte. Consulta l'elenco degli esemplari che mi servono e quando li trovi. Che cazzo so? Calamari lucciola. Medusa aurora. Ok, quella rete a strascico. Polpo luminoso. Costiero. Io che c'ho? Costiero superficiale. Costiero superficiale. È costiero questo? No, è solo arca trota.
Vabbè. Consultare anche gli esemplari, ok. Non credo ci sia molto da dire. Ho subito la biologia, bla bla bla. Non c'erano studentesse donne nel dipartimento quell'anno, nell'anno precedente quello prima ancora. Critica sociale. È difficile non sentirsi esclusi in un ambiente come quello, sai? Ma che ne vuoi sapere tu? Sei un uomo. Quindi mi sono laureato, ho ottenuto un lavoro alle società settentrionali di ricerche biologiche e mi hanno piazzata qui, da sola. Pensavo che avrei apprezzato la pace e tranquillità, ma avere compagnia mi manca. Ho sempre avuto qualcuno vicino o almeno un animale domestico. Ma qui ci sono solo macchine. C'è altro? Sì. Che tipo di creatura? Quella mi interessa. Volesse attaccare l'avamposto di ricerca, non me. Con le mie attrezzature e l'abbiano disturbata, c'erano decine di macchine in funzione, tutte alimentate da un rumorosissimo generatore. Era enorme, più grande di qualsiasi altra specie marina abbia mai studiato. Ha colpito con dei tentacoli, quindi credo sia una sorta di piovero calamaro o un anemone. Una delle mie imbarcazioni è ormai già sul retro della stazione, così sono riuscito ad usarla per svignarmela mentre tutta la ricerca creatura distruggeva l'entrata. È stata una pressione dei mastelli, ma io non ci torno, la creatura mi fa troppa paura. A momenti me ne dimenticavo. Ho notato queste lettere. Le ha scritte mia sorella. Risalgono ai periodi in cui studiavo. Prima che lei. Silenzio, testa bassa a fissare il vuoto. A ogni modo, ne ho trovate molte tra le mie carte. Non ricordavo di averle portate con me, ma tant'è. Ho iniziato a trovare esempi più spesso. Sono sbucate fuori dalle mie raccolte. Persino nei miei backer. Lettere che non avevo mai visto. Ma era la sua grafia ed erano firmate da lei. Parlavano di cose accadute dopo la sua morte. Non riesco a spiegarmelo. Molto carino. Molto carino. Allora. Molliamo gli ormeggi. Pesca abissale, sti cazzi. Allora, io non so voi, ma io continuo a non vedere nulla. Figo. Posso? Questo, se non vado errato, è uno dei pesci che mi aveva chiesto la ragazza. Il trofeo. Peschiamo, peschiamo tanto. Più riesco a riempire la siva, meglio è. Tanto devo fare due soldini per rimettere a posto la barca, insomma, le solite cose. Solite cose. Allora, lì c'è una luce molto rossa. Quella luce rossa dovrebbe indicarmi esattamente il punto dove si trova. In cui si trova l'oggetto che mi serve. Il problema è che io non mi posso avvicinare a quell'oggetto senza morire. Questa è la medusa? Ma questa è la medusa che cercava la tizia, o sbaglio? Perché è esplosa? Allora, non mi posso avvicinare a quelle cose azzurrine. Ok. Perché altrimenti sono praticamente morto. Uno squalo? Arca trota. Io non è che penso. Io ho l'assoluta certezza di dover cercare quelle cose di notte. Assolutissima proprio. Non so se magari riesco a beccare qualcosina qui. No, sono sempre quelle. Però, come ho detto prima, tanto che ci siamo, veniamo pescando, perché almeno ho qualcosa da vendere. Qui che c'è? Lentice rosso, figo. Devo proprio farlo, cioè nel senso non ho proprio alternative.
perché ho completamente finito tutti i miei risparmi, quindi o così o così. No, non ho proprio alcun tipo di alternativa. Soprattutto se... cazzo, però c'ho il coso pieno. Allora, luce lo squaletto. No, non devo andare di qua, però devo andare da... Dove devo andare? Di là. No, non mi serve. Però aspetta un attimo, se io vado a lasciare una cosa qui alla dottoressa, magari... Magari... Intanto una me la tolgo, poi le altre piano piano vedrò. Allora. Calamaro lucciola beccato, mi manca il polpo luminoso e la medusa aurora, che però devo cambiare proprio... Devo proprio cambiare attrezzatura. Cioè, la problematica è quella. Cazzarola. Cioè, cambia tutta l'attrezzatura. Tutta, quantomeno. Cambiare l'attrezzatura delle reti a strascico è... Una bella rottura di palle. Ah, questi sono gli abissali. Nada. Tra l'altro devo anche far riparare la barca. Ecco, non devo far scoppiare il mio motore. Non posso prenderle. Le cernie. I babba barracuda. Babba bambolina, babba barracuda. Allora, vediamo un po'. Cazzo, tutta sta roba 116? Niente. Non me ce lo ripago. I danni? No. No, non me ce li sono riparati. Boom. Vediamo se sulle reti a strascico c'ho qualcosa. Non c'ho un cazzo. Quindi devo andare a comprare la rete? E devo comprare la rete. Io ho la rete superficiale. Devo comprare la costiera. $2,50. Però questo c'ha 2 giorni. Resa 10 al giorno. Questa la mettiamo dentro il magazzino. Ah, una cosa, di tanto che stiamo qui. Cantiere. Ah, cazzo, no, bacino. Che mi serve? Le assi di legno. Tra l'altro posso mettere un altro pezzettino di motore lì, io. Attenzione alla stiva. Come non c'è spazio. Ah no, scusami, per mettere il nuovo motore. Non so io. Ok. Adesso c'ho anche il pezzetto nuovo qua. C'era il relitto galleggiante. Il relitto galleggiante si trovava da queste parti. Allora, prendiamo questo qui e poi possiamo chiudere. Il relitto, eccolo qua. Niente. Che stronzo!
ci ho messo a tirarlo su. Allora. Oh, ce ne fossero almeno un paio. Metto un altro motorino, perché a questo punto probabilmente, ripeto, probabilmente, la soluzione potrebbe essere avere un nuovo motore. Cioè, quantomeno, aumentare la potenza del motore. È chiaro che, secondo me, se riesco a dragare un po' più velocemente, è senza dubbio meglio. Però non so veramente, guarda, non so che pesci prendere. Considerando che questo è un gioco di pesci. Che ridere. Ah, il bambolina barracuda. No, no. Cazzo, se me lo prende il barracuda. State. Allora. Ma non mi serve un cazzo. Sì, ma anche questa la mettessi qui, no? Proprio per ipotesi. E questa la girassi. Mi c'entra un altro barracuda. Perfetto. Top. Il barracuda è ferato. Allora, signori, a questo punto andiamo a potenziare subito il motore, ne mettiamo un altro e poi a questo punto direi di fare il test con la bestia. Perché non ritengo ammissibile una sconfitta da questo punto di vista. Cioè, io devo trovare il modo per andare a prendere quel pezzo lì che mi serve, no? Quindi, come faccio? Come faccio? Cioè, devo trovare assolutamente il modo. E siccome non sono un tipo che si perde d'animo, lo troverò. Allora, intanto prendiamo quest'altro pezzo. Ok, devo soltanto pagare 75 dollari che non ho. Mercato del fish. Grazie, barracuda. Siete molto belli. Molto belli, molto bravi. Questo in magazzino, questo in magazzino. C'ho tantissima roba da vendere al commerciante di midolla al magazzino. Ma andiamo subito a prendere coso? Ma sì, dai. Così vediamo quanta roba mi serve per lo scafo. Ok, nuovo pezzo di motore e io posso mettere. Allora, uno. E due. Sto cazzo. Allora, questo qui è un simbolo degli abissi inciso in questo talismano. Attirerà l'attenzione. Non sono in sintonia. Un simbolo del genere porta la fortuna a quale lo abbia con sé. Allora, sai che facciamo? Io questo me lo porto in stiva. Visto che porta fortuna. Magari non serve. Però ho visto mai. E ci andiamo un attimo anche a montare questo. A parte qui, basta. Andiamo in cantiere. Ciò che vedi, i reti non scappano. Assaggia. Alla stiva. Installa. Ok, ora abbiamo 69.3. Boom, ci fermiamo qui. Signori, grazie. E ci vediamo al prossimo episodio, dove proveremo a prendere il tesoro nascosto tra le grinfie dell'anemone. Ciao!